Ciao ragazzi, iniziamo subito questa nuova giornata con una super colazione che ultimamente sto replicando davvero molto spesso. Si tratta del fit tiramisù fatto con il fit cappuccino di Natural Mojo. Ve l'avevo fatto vedere qualche tempo fa proprio su Instagram. È semplicissimo da fare e vi porta via pochissimi minuti, quindi la mattina, anche se andate di fretta, non avete scuse per saltare la colazione. Per prepararlo metto in una ciotolina circa 2 o 3 spoon di fit cappuccino e lo mescolo con il latte di riso fino a formare una cremina bella liscia. Intanto, in un bicchiere inizio a mettere le fette biscottate un pochino sbriciolate, un po' spezzettate e le bagno con il caffè. Le bagno abbondantemente perché poi se sono un po' più bagnate diventerà tutto più buono e più goloso. Quindi non lasciatele troppo secche, troppo asciutte e aggiungiamo sopra la crema al cappuccino. Verso un po' di cioccolato fuso, volendo potete sostituirlo con la cremina al cacao amaro e completo tutto con il cocco. Ed ecco qua la nostra colazione, il nostro fit tiramisù è pronto. Come vedete è veramente semplicissimo da fare. Io approfitto anche per ricordarvi che avete lo sconto alzato al 30% fino a fine mese, quindi fino al 31 luglio. Quindi potete approfittare, ma trovate tutto quanto scritto nella descrizione. Per pranzo ho fatto questa pasta velocissima e molto semplice con la crema di peperoni che mi era avanzata il giorno prima e vi avevo mostrato su Instagram. È molto semplice, io ho messo i peperoni nel forno ad arrostire per circa 20-30 minuti. Una volta cotti, li ho messi all'interno di una bella ciotola, ho chiuso con il coperchio e ho lasciato intiepidire così da poterli spellare meglio. Una volta freddi, quindi ho tolto la buccia, ho tolto anche i semi e ho messo tutto quanto in una ciotola. Qua ho aggiunto la panna di soia, un pochino di sale, un pochino di pepe e ho frullato bene con il frullatore ad immersione. E questo è il risultato. Poi ho semplicemente lessato e scolato la pasta e adesso la posso aggiungere alla crema. Mescoliamo e il gioco è fatto. Io ho aggiunto anche un po' di erba cipollina che non guasta mai, c'è stata davvero molto bene. Devo dire che i due sapori, erba cipollina e peperoni, si abbinavano molto molto bene. E questa cremina mi ha davvero stupita perché è ottima sia mangiata con la pasta che anche con i crostini. È semplicissima da fare ed era delicata ma al tempo stesso anche molto aromatica. Anche per la merenda oggi andiamo veramente sul semplice. Al supermercato ho trovato questo yogurt biologico al limone, dato che amo il limone ho deciso di provarlo ed era davvero molto buono. Molto delicato, non troppo dolce, quindi diciamo che è stato approvato. Ora di cena e oggi prepariamo i falafel. Io mi ho giocato un po' d'anticipo e ho lasciato in ammollo i ceci un'intera giornata, poi li ho scolati. Ho tolto tutta l'acqua e li ho asciugati bene. Adesso li vado a mettere in un frullatore e aggiungo il peperoncino, un pochino di curry, sale, un pochino di cipolla e un pezzetto d'aglio. Frullo tutto fino a ottenere un composto bello omogeneo e deve essere umido, quindi se riuscite a compattarlo tra le mani in questo modo vuol dire che è pronto, altrimenti dovete frullare ancora. A questo punto possiamo aggiungere un filo d'olio. E non ci rimane che formare le polpettine. Io le dispongo tutte su un foglio di carta forno e poi cuocio a 180 gradi per circa 15 minuti, non di più, altrimenti tenderanno a seccarsi. Ed eccoli, guardate che belli, sembrano anche fritti, invece sono leggerissimi, semplicemente cotti al forno. Erano davvero davvero squisiti, mi sono strapiaciuti. Io purtroppo, come avrete visto prima, non avevo tutte le spezie e tutti gli aromi tipici dei falafel, quindi ho dovuto arrangiarmi con quello che avevo in casa, però devo dire che sono venuti ugualmente molto saporiti. Io li accompagno a una freschissima insalata di quinoa con dei pomodori, un pochino di olive nere, un po' di basilico. Ovviamente ho condito con un filo d'olio e un pochino di sale e la mia cena è pronta. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto. Se volete vederne altri, quindi come sempre mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!